abbiamo inaugurato questa formula di citare la città di partenza e la città di arrivo. Quindi per Mattia Mantano diciamo da Losanna a Roma, lo possiamo dire? Milano. A Milano adesso, però c'è sì, stato sì, sì. La città dopo Losanna è stata Roma, poi, forse. Sì, ma speriamo arrivo, no, no, cioè, chi è? No, è la città da cui si parte, è la prima città a cui si arriva. No, certo, stavamo parlando sempre della città di della sì, professione. Sì, diciamo da Milano a Roma e da Roma a Milano. Da Losanna a Roma e da Roma a Milano. Da Roma a Milano. Nell'ottica di dare una rappresentazione della musica classica adeguata ai tempi in cui viviamo... Quando ho conosciuto il tuo lavoro e sono entrato, come dire, in contatto con le cose che fai, ho detto, beh, insomma, dobbiamo farcela raccontare, insomma, questa cosa. Perché qui stiamo parlando di comunicazione alle nuove generazioni, di un mondo che appare in un modo e in realtà potrebbe essere trasformato e apparire in un modo molto diverso. Cioè, la musica classica non come... Una musica richiede impegno e fatica a tutti i livelli, la richiede certo, ma che è divertimento e che è anche, soprattutto divertimento, no? Questa è la prima cosa. E lo è sia per chi la suona che per chi l'ascolta, no? Quindi vorremmo chiederti di raccontarci proprio intanto da dove arrivi, cioè come è nata questa cosa di dedicare la tua vita di direttore d'orchestra, musicista, eccetera, alla promozione della musica classica in questa chiave differente. Beh, è una domanda onnicomprensiva. Sì, ovvio, allora... ovvio. Così adesso sto zitto e parli. No, io credo che... Cioè, come è nata l'idea e di cosa stiamo parlando? Ci sia un primo misunderstanding molto importante, che è quello proprio di parlare di musica classica. Nel senso che non esiste una musica classica, è una definizione che oggi diamo a una certa tipologia di repertorio che noi individuiamo in un certo modo, però è una definizione in costante evoluzione, cioè io tra 100 anni non lo so cosa sarà la musica classica di oggi, cioè magari, che ne so, già guardando un po' indietro, magari i Queen sono classici, ovvio, forse ovvio. Sì. E allora io credo che, togliendo già questo malinteso di base, che è un malinteso di cominciare a parlare di questo come se fosse un altro genere, la musica che chiamiamo classica non è un genere, è semplicemente la musica che è stata scritta prima. E già lì è una visione completamente diversa di quello che abbiamo oggi e soprattutto da dove veniamo. Io provo sempre a spiegare questa cosa, che abbiamo l'abitudine di vedere la storia della musica come un filo e dunque che scorre e poi a un certo punto scompare e dunque è molto lontano e dunque crea il di là e il di qua. Invece la storia, e in particolare in questo caso la storia della musica, è un albero che cresce e tu sei l'ultimo ramo sopra. Certo, la musica di chi mi ha preceduto sì. È uno dei rami di questo stesso albero, non è un altro albero che è nato, stiamo facendo la stessa cosa, semplicemente Beethoven l'ha fatto alla fine del Settecento, Mozart l'ha fatto ancora un po' prima, Bach ancora un po' prima e prima di loro tutti quelli che non sappiamo neanche perché non l'hanno magari scritta, perché sicuramente si faceva musica anche 3-4 mila anni fa, magari ritmica, magari canto, chi lo sa. E allora qui il discorso è prendere consapevolezza che quello che noi facciamo oggi è il frutto dell'evoluzione di tutto quello che si è fatto nel tempo e dunque non ci sarebbe la musica così come la ascoltiamo, che sia musica cinematografica, che sia musica pop, che sia musica rock, che sia musica jazz, che sia qualunque musica che oggi ascoltiamo, non ci sarebbe e non ci sarebbe in questa formula se non ci fosse stato prima 300-400 anni di musica. Voglio prendere una frase di Saint-Saëns che diceva, non c'è grande o piccola musica, la grande musica intendo come musica classica, dunque non c'è musica classica o musica moderna, c'è la buona o la cattiva musica. Sì, sì, ma è così. Tra l'altro noi, se riprendiamo Saint-Saëns, io stento a pensare a una musica che oggi non consideriamo classica tra la musica che lui considerava in quel momento. Dunque, veramente è una definizione che quasi mi imbarazza, perché non so di cosa stiamo parlando. E secondo me imbarazza anche tutti noi, nel senso che è una classificazione della musica completamente sbagliata.
perché magari Bach faceva della musica da discoteca dell'epoca. Assolutamente sì, e lo stesso Mozart era tutto contento tornando da Praga, perché era andato in una sala da ballo allora, era tutto contento perché avevano ripreso i temi della sua opera e li avevano trasformato per ballare, e lui trovava che era una figata. È un po' come se oggi, che ne so, Berio arriva in discoteca e dicono il tema di Berio, insomma così, però arriva in discoteca e sente la sua musica e dice: caro, me l'ho ripreso il godo, che figa. Cioè, no, però la cosa che mi impressiona di più è che noi siamo ancora a dire le stesse cose, e tutti sembra che tutti sappiano quello che stiamo dicendo, no? Ma sì, allora no. La domanda è questa, cioè da questa considerazione che tutti possono considerare assolutamente, come dire, bloccato, con questo fatto di non poter utilizzare musica classica, sì. Sei bloccato. No, ti sento. Questa cosa, sto riflettendo su questo passaggio. Il passaggio è come concretizzare questa considerazione che tutti condividiamo, perché tutti condividiamo che la musica classica era la musica contemporanea di allora, che la musica contemporanea di oggi può essere la musica classica di domani. Tutti consideriamo questo. Ma come concretamente fare in modo che la gente non colga semplicemente i frutti superficiali di questo albero e che si appassioni e continui a studiare le radici di questa pianta, perché il problema è che le nuove generazioni sono portate a vivere la propria contemporaneità studiando naturalmente per quanto possibile quello che c'era prima, mica tanto. Sempre meno, diciamo, no? Allora, senza banalizzare troppo sulle problematiche, adesso mi devi parlare del tuo lavoro, mi pare che stiamo parlando concretamente di quali sono le modalità, gli atti, le azioni. Allora, io penso che per spiegare quello che sto provando a fare oggi, poi è un work in progress, nel senso che ogni esperienza porta altre considerazioni e dunque mi fa cambiare idea. Però io penso che ci sia stato un momento di rottura, un momento nel quale quello che usciva dalla mente di chi faceva arte e di chi faceva musica è diventato talmente lontano dalla massa che aumentava, no? Perché la musica è stata sempre più diffusa, cioè all'inizio, all'epoca di Bach o di Mozart, era pochissima gente che ascoltava effettivamente la musica della quale stiamo parlando oggi. Bene, la musica poco a poco l'ascoltava live, perché la riproduzione non esisteva. Esatto. Infatti questo è una delle discriminanti, cioè quando abbiamo cominciato a registrare, a mandare delle registrazioni radiofoniche sulla NBC negli anni 40, 50, 60, cioè si mandava la musica, a un certo punto è arrivato a una platea di gente che aveva un percorso storico nel quale questa cosa qui non riusciva a prendere posto, e si è dunque allargato enormemente questa terra di nessuno che è stata riempito in gran parte da quello che oggi chiamiamo la musica pop, la musica rock, che è andata a colmare questo gap enorme, e poco a poco si è creata una frattura nella quale quello che oggi consideriamo classica è la musica che non si capisce, più o meno. Sto riassumendo, però sono immagini sociali. Chiarissimo. Quando io dico a uno oggi andiamo a sentire una musica classica, lui dice: oh cazzo, la cosa di 300 anni fa, già si è rotto. Gli vai a dire andiamo a ascoltare una musica classica contemporanea, lì non entra neanche, perché ha in mente, diciamo, la ricerca elettroacustica della fine del Novecento e quella rottura di cui parlavi, di questa rottura, e dice: io non capisco niente dell'arte contemporanea in generale, mi sfugge totalmente, e dunque non si riesce a ricomporre questa cosa. E quando tu fai qualcosa da musicista cosiddetto classico che va nel senso del ricollegamento, ti sputano addosso, perché è come tradire una specie di tradizione che è stata tramandata. Io prendo sempre l'immagine un po' del Nome della Rosa, no? È come se ci fosse questo sapere che è stato mantenuto da sacerdoti in una biblioteca chiusa, perché è materiale che scotta, cioè materiale pesante, filosofico, profondo, e che non può essere dato in pasto così. E dunque dicono: ah, allora se veramente vogliamo tirare fuori questa sinfonia, questa cosa eccetera, allora a questo punto bisogna prima fare un corso di aggiornamento, di introduzione, per poter far capire alle persone dove stiamo andando. Insomma, hanno paura
dico hanno, però insomma abbiamo anche perché io, chi mi chiedevi la mia estrazione, io vengo da quel mondo lì, cioè io mi sono fatto i miei 20 anni di conservatorio, mi sono fatto, cioè, è ovvio, vengo da lì. E io penso invece che ci sia un errore fondamentale nel non considerare che la musica di qualunque epoca sia spettacolo. E oggi la musica cosiddetta leggera, rock, pop, eccetera, ha capito perfettamente che la musica è spettacolo, che la gente va ad ascoltare musica per diverse ragioni, tra cui anche il fascino di quello che succede. Il concerto live ormai è, se guardi i concerti di Jovanotti, cioè ci mettono un anno a programmarlo, a progettarlo con i video, con le luci, cioè è uno spettacolo onnicomprensivo, quasi wagneriano direi, adesso mi ammazzano, sì, definitivamente, però il concetto aspetta, è lo dico io, come se fosse il flauto magico di Mozart, esatto. Dice. Allora io mi sono detto, ma wagneriano non c'è mai niente in scena, è sempre un fallo in mezzo e basta. Per chi l'ha interpretato in quel modo, Wagner aveva questo concetto, no? E poi dello spettacolo onnicomprensivo, cioè cantanti, regia, musica, faceva tutto, storia, valori dentro alla musica, faceva tutto parte di un'unica opera d'arte alla quale si aspirava. E oggi paradossalmente il pop fa quello. Cioè io ti trasmetto, io cantante, ti trasmetto valori, ti trasmetto scene, storie, spettacolo. Estetica, tutto quello che la musica è solo uno. Su questo ti fermo un attimo, perché il fatto attuale è nato dagli impresari che volevano fare molti soldi. E questo, all'epoca, parlo degli anni 80, Miguel Bosé valeva all'incirca 5 milioni di lire. Per fare più soldi l'hanno messa a 15 milioni, ma con delle ballerine. E dunque è così che è stata l'evoluzione. Sì. Dio Denaro ha parlato. Però Dio Denaro è la conseguenza, la causa è che questa cosa funziona. E vuol dire che si va a toccare qualcosa nella società che attrae. Se io penso a quello che si è detto del valzer quando è apparso al posto del minuetto, stiamo parlando dell'inizio dell'Ottocento, gli dicevano di tutti i colori, che era una roba porno, che era una roba che non esisteva al mondo, ma si è proprio depravati quelli che ballavano il valzer. E dunque, però, siccome aveva questo aspetto che potremmo dire quasi commerciale, nel senso che c'era questo contatto fisico, era molto più sensuale, era molto più... dilagava proprio perché andava a parlare alla pancia delle persone, certo. E si è fatto arte straordinaria intorno al valzer. Dunque non è per forza che quello che funziona a livello di società è qualcosa di negativo. E allora io l'unica cosa che provo a immaginare è dire: la musica qualunque sia, io faccio la musica che conosco meglio, poi spero di poter scoprire sempre di più e magari crearne, però io voglio che sia spettacolo in sé, non voglio spiegare quello che faccio, io voglio che quello che io propongo come prodotto di spettacolo sia autosufficiente, che le persone possano capire non sentendosi che devono andare prima a scuola. Questo è un po' quello che provo a immaginare, i vari modi per riuscirci. Tuttavia c'è un elemento di connessione tra la musica, tra i compositori, tra chi fa musica e la società di riferimento, no? Quindi fino a un certo punto la musica classica era la musica di riferimento della società borghese, insomma di chi aveva anche tutta una serie di valori che si portava dietro, no? Poi a un certo punto la rottura è anche stata una rottura della società, no? È cambiato proprio il pubblico di riferimento, cioè è caduto anche lo status simbolo di alcuni strumenti classici, no? Mi spiego? Sì, quindi, anche se purtroppo è ancora un po' così, cioè nel senso... Esatto, però una volta c'era una massa, è vero che c'è stato questo allargamento di cui parlavi, ed era un allargamento in cui il valore della musica classica e degli strumenti classici era ancora riconosciuto come tale, era un'aspirazione, no, a cui andare, quindi si è allargata questa cosa, poi a un certo punto c'è stata questa rottura di cui hai parlato e anche corrisposto con una società che non aveva più interesse nei confronti di
un certo modo di mettere insieme in relazione la musica con la società, mi spiego, perché sì, la musica classica si è sempre posta anche con tutto il suo bagaglio di comportamento. Sì, ma la musica classica si è sempre posta come custode del passato, ecco, negli ultimi, almeno negli ultimi 100 anni. E se uno pensa, la frattura viene anche dalla mancanza di capacità di assorbire quello che stava producendo la società. Mi stavo adesso chiedendo, tra l'altro, una cosa, per esempio, per il mio prossimo spettacolo che sto provando a immaginare, mi dico, ma ci vado col pianoforte o ci vado col pianoforte digitale? E mi dico, se io vado col pianoforte digitale, mi sparano. Eppure, il pianoforte digitale è più intonato del 90% dei pianoforti che girano. Costa un decimo del 90% dei pianoforti che girano. Cioè, io faccio concerti e mi ritrovo con delle casseruole assurde sotto le mani. Allora mi dico, ma se io ci avessi il mio pianoforte digitale? Di qualità, naturalmente. Di qualità, ovviamente, con i tasti pesati in modo da poter ottenere di più di quello che posso ottenere un pianoforte, non di meno. Sì. Ma perché non usarlo? E poi mi dico, ma scusa, Beethoven era tutto contento di utilizzare appunto il neonato pianoforte per le sue capacità espressive, per le sue diverse potenzialità che portava avanti. Perché oggi io non considero l'idea di essere un musicista classico e di andare sulla scena con una tastiera che usa tutte le potenzialità dell'elettronica? Se faccio questo, cosa mi dicono? Mi dicono, no. Fai come noi in televisione. Stai passando dall'altra parte. Fai come noi in televisione. Lo metto in un mobile di strumento, esatto, vero? Abbiamo un mobile tipo piano a coda e poi se lo finiamo dentro. Lo fanno anche sì, sui palchi della musica pop, certo. Ma questa cosa qui è molto emblematica di quello che siamo noi, il suono dell'orchestra. Io mi ricordo ancora, un giorno ero in una scuola, facevo una serie di concerti a Lecce e mi portarono in giro nelle scuole, i licei musicali in cui si interagiva con gli studenti, e questi qui, uno di questi mi dice una cosa che mi è rimasta impressa, perché io provavo a spiegargli che Beethoven era la rivoluzione, che era, diciamo, che tutto quello che la gioventù può immaginare, può volere, l'espressione di valori forti, eccetera. E quello mi dice, sì, però il sound è proprio vecchio. Io sono rimasto un po' interdetto, mi dico, sound Beethoven, boh, non lo so. Boh. E poi ci ho pensato, e fondamentalmente c'ha ragione, nel senso, il sound di Beethoven, giustamente scritto con l'orchestra classica, anzi poi magari con strumenti anche meno potenti di adesso, è un suono che appartiene anche all'epoca di Beethoven. E dunque lui ha fondamentalmente ragione che se io continui a propinarlo solo Beethoven, no? Il sound è quello. Io devo riuscire oggi a produrre della musica di qualità che tenga conto dell'albero famoso, una musica che però corrisponda a quello che lui ha nelle orecchie, di quello che è il suo mondo. È un mondo. Po' come Wendy Carlos con Switch on Bach, che ha usato i sintetizzatori per rifare Bach in un periodo in cui, guarda caso, c'era la musica prog che prendeva gli elementi, diciamo, della composizione classica e li riproponeva in una chiave rivisitata. Per me è un'altra cosa, no, per me c'è un altro problema. Però perché la domanda era, qual è concretamente questo switch che tu fai nel reinterpretare, e quindi per dire... Sì, il sound forse era legato, ma se tu oggi dovessi fare Beethoven con l'orchestra, cosa che fai? Allora, che cosa sei in grado di fare? Sul sound ci posso fare poco, nel senso che se io vado a suonare Beethoven, vado a suonare Beethoven così come Beethoven l'ha scritto, perché quello è. Però il discorso di suonare Bach, che tra l'altro si porta dietro per una serie di ragioni storiche, una potenzialità di essere trasferiti su diversi strumenti, io penso che questo tipo di lavoro infatti per me tutto il rock progressivo, diciamo, era una strada che purtroppo si è completamente persa, però era una strada di ragionamento estremamente interessante, nella quale si prendeva materiale, si prendeva conoscenza, si prendeva la storia e si andava avanti con, cioè, non so, il concerto grosso dei New Trolls, sì, per certo, esempio, cioè è una roba che tu dici, cazzo, aveva un senso, che no? Bella idea, cioè tu mi prendi l'idea del concerto grosso tipicamente barocca e poi boom, parti e sei in pieni anni 80, 70, 80, quando è. E questo secondo me sono processi che hanno senso, che purtroppo sono abortiti
per tutta una serie, immagino, anche di, io so, anche di blocchi da parte della classica stessa, nel senso che vieni desconosciuto questa roba qua. Molto spesso i diritti, per esempio, se si chiedeva a Bartok se si poteva prendere le sue musiche per fare sta roba qua, Bartok diceva assolutamente no, perché si sentono umiliati dall'utilizzo delle loro musiche in ambiti che sono commerciali. Cioè tu dici commerciale a un musicista classica, ti guarda e ti dice: ma cosa stai facendo? E tu dici: ma cosa stai dicendo? Cioè, non mangi tu? Cioè, non lo so. Intanto mi viene in mente che tu, cioè, per avere un'idea, no? Tu l'anno prossimo dovrai fare un seminario, un laboratorio per questi ragazzi. Mi è venuto in mente. Sai, una delle cose che è cambiato col nostro tempo, facevo l'esempio: io sono un pazzo di macchine e mi sono trovato con una Jaguar Type E che aveva una radiolina dell'epoca di questa macchina. Il suono era insopportabile, ho chiuso. Poi sono salito sulla mia macchina e ho pensato: ma l'evoluzione dell'autoradio che c'hai in macchina, che praticamente la situazione acustica migliora in assoluto perché il luogo è piccolo, i riflessi sono giusti se le sono pensati, le macchine moderne, anche le sonorizzazioni che abbiamo oggi, sono completamente diverse di quelle 10-20 anni fa. Vuol dire che il nostro orecchio si è abituato al comfort attuale e le orchestrazioni o i suoni di una volta scioccano per il fatto del fatto di essere vecchi. Certo, è così, ma è assolutamente così. È lo stesso palco. Per esempio, ho fatto questo spettacolo adesso, che ha cominciato l'anno scorso, in cui io suono al pianoforte, faccio il mio recital, però prima di tutto racconto un sacco di storie, cioè racconto anche il mondo che sta intorno a me, che racconto la vita dei compositori, racconto il mondo che c'è intorno a quello che sto facendo. E poi abbiamo elaborato con una videoartista bravissima una scena di 10 metri su 5 con dei PVC che sono in così messi in simmetria, e c'è un videomapping di quello che succede, un po' onirico, un po' che ti trasporta totalmente. La gente rimane a sentire Beethoven, Schubert, Schumann, eccetera, per un'ora e un quarto così, e non si muove, quasi ipnotizzato tra il racconto che tu gli dai, che gli apre delle porte di ascolto, delle porte emotive. Cioè, stiamo parlando di dire: collegate ai vostri sentimenti quello che vi sto facendo sentire, perché la musica andrà oltre quello che io vi posso spiegare. E poi ti trasporto in un mondo onirico. Oggi tu non ascolti difficilmente musica, oggi la guardi, infatti era ovvio. Cioè, oggi la musica, tu guardi l'ultima canzone, tu guardi l'ultimo album, è difficile che lo ascolti soltanto. E allora l'aspetto visivo è fantastico. Si tratta di appropriarsi del ruolo di mediatore, cioè tu praticamente devi mediare e raccontare con gli strumenti contemporanei una musica che in realtà sarebbe universale. Con degli strumenti e dei media, certo, che siano media, certo, contemporanei. Questo secondo me si può fare tranquillamente al di fuori del mondo ristretto di chi potrebbe criticare, perché in realtà bisogna guardare sempre, no, a un futuro dell'umanità in qualche modo. Quindi io penso che una persona debba fare quello di cui è convinto. Esatto. Grazie. Benissimo, grazie. Grazie.